Ciao a tutti amici di Console Tribe, oggi siamo qui per presentarvi le nuove cuffie che Turtle Beach ha preparato per questa stagione autunnale, che vedrà il nuovo Call of Duty, Star Wars Battlefront e Halo 5 protagonisti indiscussi del panorama multiplayer. Le cuffie che vi andiamo a presentare sono tutte state rilasciate in questi ultimi giorni, una tra l'altro uscirà direttamente il 1° novembre, quella dedicata a Star Wars, e andiamo nel dettaglio a vedere questi quattro modelli. Allora, veniamo adesso a parlare del pezzo forte della nuova gamma di cuffie Turtle Beach, le Stealth 420X, l'headset ufficiale per Xbox One. Anche in questo caso non ci lasciamo trarre in inganno da questa presentazione, dato che anche qui abbiamo l'immancabile attacco mini jack, quindi si potrà utilizzare anche su PlayStation 4 direttamente attaccandola al joypad, sia su smartphone, lettori MP3 e console portatili. Per quanto riguarda la cuffia, devo dire subito che uno degli aspetti che mi ha convinto meno è quello del prezzo, perché si tratta di una cifra decisamente importante, dato che parliamo di 199,99 euro. Decisamente una cifra, forse leggermente troppo alta, non per quanto riguarda la qualità audio, che in questo caso si tratta veramente di una qualità, eccellente. Ma per quanto riguarda la realizzazione stessa della cuffia, che per quanto concerne materiali e comfort, si è rivelata non proprio ottimale. Anche in questo caso, difatti, come per le cuffie di cui abbiamo appena parlato, l'imbottitura e il comfort complessivo non è elevato a causa di questa eccessiva pressione che va a disturbare il padiglione auricolare e la parte superiore della testa. Una pecca anche per quanto riguarda l'isolamento acustico, che si è rivelato veramente valido nelle tre cuffie precedenti, mentre in questo caso, per qualche ragione di progettazione, non si è rivelato ottimo, dato che è possibile sentire in sottofondo tutto quello che avviene attorno a noi, seppur a volumi ovviamente contenuti. Però, diciamo, in sessioni concitate tende un attimo a distrarre più del dovuto, soprattutto in virtù del prezzo non certo contenuto a cui si trovano in commercio. Per quanto riguarda invece la qualità audio, come vi ho già detto, siamo al cospetto di una cuffia veramente valida, una cuffia stereo dalla resa sonora eccellente. Vuoi anche la presenza di quattro preset richiamabili in qualunque momento tramite un bottone posto sulla la cuffia sinistra, questo bottone qua. I quattro preset vanno ad influenzare le prestazioni dei bassi. Il primo preset appunto va a pompare i bassi, il secondo va ad amplificare sia i bassi che i medi, ce n'è un altro dedicato a un miglioramento delle tracce vocali, quindi per quanto riguarda l'utilizzo in caso di visione di Blu-ray, e mentre un altro restituisce un suono più naturale, quindi diciamo non va ad alterare in maniera importante il suono emesso dalla console. Comunque sono tutti preset dalla realizzazione ottima. E una cosa simpatica è che al momento della selezione, all'interno della cuffia viene detto quale preset stiamo utilizzando, quindi diciamo una cosa anche abbastanza comoda. Presenti sempre sul padiglione sinistro la regolazione del volume globale e del volume microfono, mentre per quanto riguarda il telecomando, in questo caso serve soltanto ad escludere l'audio del microfono nel caso si utilizzasse, quindi non c'è presente il selettore del volume, dato che si trova sulle cuffie. Anche in questo caso ci troviamo al cospetto di un microfono rimovibile con il suo attacco, anche in questo caso mini jack, quindi la cuffia può essere tranquillamente utilizzata al di fuori del gaming come tutte le altre. E una cosa, diciamo, un po' scomoda è data dal sistema di accensione che, non presentando nessuna indicazione, diciamo, risulta un po' difficoltoso sulle prime, anche perché il manuale presente all'interno della scatola non va a spiegare come viene accesa la cuffia. Comunque si tratta di uno di questi due pulsanti che, se premuto, ecco, infatti, vedete, non mi ricordo qual è questo qua, premendolo, la cuffia si accende e si illumina. Ovviamente in questo caso non funziona perché non è attaccata a nessuna sorgente, però ecco, diciamo, questo è il funzionamento. Per quanto riguarda l'utilizzo con Xbox, può essere utilizzata, dato lo spinotto, sia tramite il pad che tramite l'adattatore wireless contenuto all'interno della confezione, attaccandolo direttamente alla console. Da questo punto di vista, diciamo, l'utilizzo a seconda di come è posizionata la macchina può risultare un po' scomodo, perché l'adattatore ovviamente è la classica pennina USB
che si trova comunemente in commercio con le cuffie wireless, ma dato il posizionamento laterale della porta USB su Xbox One, in caso di un posizionamento in ambienti un po' più stretti del dovuto, può dare fastidio, quindi costringe a ruotare leggermente la console. Però diciamo si tratta di piccolezze non imputabili direttamente a Turtle Beach. Quindi, ricapitolando, la Stealth 420X, una cuffia veramente valida che vi potrà sicuramente fornire incredibili soddisfazioni per quanto riguarda la resa sonora sia del gioco che della chat, però posizionata ad un prezzo leggermente troppo alto rispetto a quello che offre in termini di comfort e qualità costruttiva complessiva. Bene amici, questa era l'ultima cuffia di cui vi abbiamo parlato oggi. Vi ringraziamo e vi diamo appuntamento sulle pagine di ConsoleTribe per le consuete recensioni, news e tutto quanto riguarda il mondo dei videogiochi.